Spoilerà subito così la win condition, proprio easy peasy. Guarda che cosa fa! Col doppio spiritello ha conterato tutto. Ma la torre... Ma com'è possibile che la torre non è stata toccata? Bravo, qua che riesce a direzionare... ragazzi, che cacchio ha fatto qua? Guardalo! Se ti va al centrale! Raga, ma perché non sono capace a fare ste cose io? Oh, ti capisco, fratello, succede anche a me. Vabbè, GG al placement. Vabbè, GG al placement! Solo per via del... Mamma mia, che tornado che ha fatto. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Signori, dopo il video di qualche giorno fa dove ho reagito a un pro player che utilizza il mio deck, ovvero il Giant 3.0, oggi mi avete segnalato un video che assolutamente devo vedere, che è Oyasu che utilizza il deck Giant 3.0. Se non conoscete Oyasu, ovviamente, fatevi una cultura, link in descrizione. Non solo del suo canale, ma proprio direttamente di questo video per poterlo vedere anche voi in maniera integrale, perché dura mezz'ora. Non credo di reagire a tutto in questo mio episodio. Devo fare una premessa che, vi chiedo scusa, non avevo fatto nel video precedente, ovvero che queste reaction sono state fatte, cioè questi video a cui reagisco sono stati fatti prima del nerf delle Giant. Adesso è molto meno resistente di come era in queste clip, ma comunque sono sicuro che se dovessero utilizzare i deck a cui sto reagendo, sicuramente avrebbero un sacco di roba da insegnarmi. Ok, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Ah no, prima di cominciare, come sempre, pollice in su, spaccatelo sto like, arriviamo a 2k. E soprattutto, vi ricordo, in fondo allo shop il codice FR, ragazzi. Mi raccomando, sempre importantissimo, soprattutto prima di shoppare, inseritelo sempre, ragazzi, mi raccomando. E ovviamente se shoppate, taggatemi su Instagram in una stories. Boom! Ecco qua il video, sì, tra l'altro mi sposto un pochettino, oggi posso stare un po' più largo. Come vedete qua, mezz'ora di video. Mezz'ora di insegnamenti, fondamentalmente. Il deck è molto diverso da come lo utilizzo io. Vedete che ci sta il doppio spiritello, scheletrino, il cannone. E voi direte, come la contro la mongolfiera? Con la moschettiera. Tanta roba la moschettiera in sto deck. Anzi, sai cosa? Quasi quasi sta variante io me la copio. Sì, c'è da dire che lui ha lo spiritello della cura, però, che io ce l'ho tipo ancora a livello 3. Dettagli. Però, bando alle ciance e andiamo subito a vedere questo video assieme. Allora, va a fare la gran challenge. Oltretutto 6 su 12. Hai capito? Vediamo un po'. Vediamo un pochettino cosa combina. Allora, togliamo l'iPad che mi dà solo fastidio. Parte subito con Electro Giant. Quindi, boh, spoilerà subito così la win condition, proprio easy peasy. E l'avversario risponde con un golem. In genere, quando fanno così, l'avversario è perché hanno un push dietro al golem che può far fuori le Giant. Ok, ci mette lo spiritello della cura. E ci sta. E quell'elettrico. Ok, bella. Bella la cura che c'ha il lo spiritello della cura. Cioè, da una bella cura alle Giant. Qua nel frattempo non solo riesce a rallentare parecchio il golem, ma si attiva anche la centrale. Va a fare un ottimo lavoro qua. Guarda che cosa fa! Col doppio spiritello ha conterato tutto. Ma la torre... Ma com'è possibile che la torre non è stata toccata? Cioè, scusatela. Scusate un secondo. Vabbè, comunque, la cura dello spiritello della cura, appunto, è qualcosa di assurdo. Ok, qua partono alcuni Giant. Sì, vabbè, qua ovviamente li spammo proprio come un pazzo con sto deck. Perché sì che è un 3.0, è vero, come il mio. Però è comunque un deck con doppio spiritello, quindi cicla molto veloce. C'è anche gli scheletrini, quindi insomma, se vuole cicla rapido veramente, ragazzi. Qua fa una bella terremoto, giustamente. Qua parte con un altro golem, ok. E lui cosa fa qua? Ok, giustamente inizia già a piazzare il cannone, giustamente. Io invece già non l'avrei mai piazzato perché avrei detto, no dai, tempo che arriva il golem. E no, invece tempo che arriva il golem si prende un sacco di hit e tu hai già caricato il cannone. È giusto. E ragazzi, io su queste cose qua devo migliorare, su ste giocate qui. Lo spiritello anche rallenta, tanta roba. Anche la tornado. Ah no, la tornado volutamente non la usa sul golem. Il golem lo lascia andare. Anche questa è un'altra robetta che io non avrei fatto. Ah, proprio lasciato andare il golem. Qua belli gli scheletrini per far cambiare target. Bello. Ma lui c'è anche tanto con... cioè, lui è anche molto bravo a predittare, ragazzi, giustamente, voi direte, grazie al cavolo. Però, insomma, non è così semplice. Ok, cannoncello, spiritello elettrico, che tra l'altro per i pipistrelli così è devastante. Qua ci metterà gli scheletrini d'obbligo, ok. Ok, moschettiera. Qua ci mette ancora uno spiritello. Va con una terra laggiù. Qua si tra l'altro riesce a fermare tutto. Qua fa così, alla grande. Cioè, alla grande.
grande, si fa le sue solite emoji del goblin. Ok, parte con una moschettiera. Spiritello. Ok. Scheletrini. E The Giant. Ok, subito così. Proprio parte proprio a ponte. Metteranno qualcosa sulla moschettiera, immagino. Bravissimo qua con la cura. Bello. Tornado su il draghetto infernale è proprio facile, ragazzi. Facile, facile. Ok. Però guardalo. Come fa adesso? Metterà la moschettiera. Ma bravo qua che riesce a direzionare. Ragazzi. Che cacchio ha fatto qua? Guardalo! Se ti va al centrale! Raga, ma perché non sono capace a fare ste cose io? Ma come si fa? Guarda come spamma. Mamma mia, ragazzi, che giocata che ha fatto. Metti le giant e parte a sinistra. Ma proprio così? Cioè, ha lasciato andare completamente il principe. Arriva diretto sulla centrale. Sì, vabbè, sto qua l'ha messo gli scheletrini su. È un animale, ragazzi. Sto qui. Vi giuro che ci sono un attimo rimasto. Ma questa moschettiera è sbagliata. Infatti, deve mettere lo spiritello della cura perché lì rischia, eh. Ok, qua spiritello elettrico. Tra l'altro spiritello elettrico, ragazzi, come cacchio counter. Qua di nuovo MK, tirato via. Quel placement lì, ragazzi, devo impararmelo a memoria, proprio quello della struttura. Ragazzi, guardate come lo mette. Attenzione. Bello qua che porta via l'MK. Qua l'avversario è costretto a fare fireball più zap per tirarlo giù. Qua terremoto e qua va a fare la torre, ragazzi. Va a tricoronare. Beh, allora, sicuramente bello come ha attivato l'MK. Cioè la centrale con l'MK. Bello il placement della struttura, quello proprio da prendere a punti, ragazzi. Parte subito dei giant qua. No, che brutto. Ti capisco, fratello, succede anche a me. Moschettiera, spiritello. Ah, non lo mette lo spiritello. Ci pensa due volte. Ok, vabbè. Ah, con lo spiritello della cura voleva fare molto più di così, mi sa. Ma ancora? Ma è matto questo. Ma perché? Perché la gelo poi? Spiritello della cura che ha tenuto in vita il gigante di nuovo per un po', eh. Ok, adesso inizia a spammare... Terremoto. Che è quello che deve fare contro il Pekka. No, ok, ecco, ha capito cosa deve fare. ha fatto i suoi conti mistici. Ciao. E qui? E mo? Che sfiga, zio. Vabbè, GG al placement, ragazzi. GG al placement. Ma che cacchio. Attenzione, doppio spiritello. Ci sta tutto. Moschettiera. Voleva mettere le giant. Però ha capito che non gli conviene. Ma guardate come sta giocando. Comunque è bella sta cosa della moschettiera. Qua può partire con le giant a sinistra. Però non può perché prima devi difendere. Bella la vita, eh. Ai. Qua griglia. Mi è arrivato anche un messaggio se volete tradurlo. Ragazzi. E un altro? Perché non la mette più uova? Hai capito? Lo spiritello della cura. Cioè, raga, questa giocata... Scusate un attimo. Questa giocata qua aveva un sacco di spunti. Uno, il fatto che quella mongolfiera stava viaggiando fortissimo solo per via del... Mamma mia, che tornado che ha fatto. Ma che tornado ha fatto? No, raga, scusate, non riesco a commentare tutta la roba che sta facendo. Allora, uno ha messo una tornado anche senza prendere la torre, ma per attirarsi bene sulle giant il mago di ghiaccio. E poi, altra cosa da non sottovalutare, come lo spirito della cura abbia permesso al gigante di andare a hittare e fare degli ottimi danni, oltretutto. Vabbè, GG. Ha giocato ancora un po' con l'avversario, così. Guarda. Tossicità. Di nuovo parte convintissimo dei giant. Perché partono dei giant così? Cioè, è seriamente un modo per partire, così è giant da dietro. Boh, sarò io che non capisco niente. Probabilmente, cioè, se lo fa lui, voglio dire. Guarda come ritira il... Cioè, raga, allora, uno come cacchio ha ritirato dietro il cannone e ha messo la tornado. Quindi ha mentalmente capito che poteva attivarsi subito la centrale easy. 10 passi avanti. Ha predictato la Tesla. Ha fatto danni con la terremoto. Cioè, sono cose, raga, che sono complicatissime da pensare, da ragionare quando sei in partita. Cioè... Io me ne rendo conto perché ci gioco con sta roba, ma guardalo! Vabbè, ha riuscito a difendere, oh. Mamma mia. E come ha difeso? Ma c'aveva la centrale attivata anche, cioè, quello ha fatto tanto. Cioè, qua non è che la giocata di rendita, però sicuramente la giocata buona fatta prima l'ha aiutato. Ok, qui gli metto una Tesla, lui probabilmente potrebbe anticipare con la moschettiera. Aspetta le giant. Errorino per lui, è qua. Errorino, perché lui voleva mettere gli scheletrini per attivare la Tesla. Ciao, bella la vita, eh. Qua si cura un sacco le giant. Raga, ma sto spirito della cura, guardate che roba. Cioè, senza le giant non andava a torre. Cannoncello rapidissimo. Vabbè, qua addirittura anticipato a terremoto. Che cacchio ha fatto? Qua come ha fatto a capire che il doma non ittava, lo sa solo lui. Qua cosa fa? Oh, bello. C'ha di nuovo la tornado facile. Ok, qua di nuovo gli hanno predictato bene il cannoncello. Qua lo ittano.
e lui pure lì c'è la Terry. Ok, buona anche la Tornadino per togliersi la l'arciere pirotecnico. Tanta roba. L'avversario c'è sempre la Terry, però, gli fa un botto di danni l'avversario. E non hitta, però. Sto qua comunque un tipo di deck domatore già abbastanza fortino, Bello qua il placement dello spiritello per non far hittare la zia. Ok, bella anche la Terry qua così. Ci sta. Lui può andare dritto. Può mettere un doppio giant. Non lo fa. Mette un ottimo cannone qua. Ok, GG. Ok, attenzione qui. E con la Terry la moschettiera resiste anche bene. E qua la cura di nuovo fa tanta roba. Parte un'altra mosca. Ai, tornato da parte sua, ma terremoto in prefire. E qua va a vincerla proprio facile. Sì, ciao. L'ha distrutto. Raga, ma che cacchio di roba è? Vabbè ragazzi, che dire, io il deck me lo sono copiato. Ce l'ho qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Per me questi video reaction sono utilissimi, danno veramente un sacco di spunti. Adesso vi metterò subito a fare qualche bella partitella e niente, ci aggiorniamo alla prossima. Un bacione a tutti, un saluto. Ciao belli.